voi anche in questa serata. Per chi ci segue in diretta, oggi è il mercoledì 7 novembre, questa sera abbiamo una concorrenza spietatissima, ma noi saremo più forti della Champions, anche perché abbiamo preparato una puntata speciale. Vi invito a seguirci. Questa sera parleremo di vittime dello Stato, lo faremo nella maniera più delicata possibile, senza fare nessun tipo di processo, perché è bene ricordarlo, i processi non si fanno in TV ma si fanno nelle aule di tribunale, e racconteremo semplicemente delle storie. Quindi restate con noi. Prima di salutare gli ospiti, saluto il mio aiutante, quindi bentornato Fabrizio. Ciao Lilva, buonasera a tutti. Allora, dicevo, parleremo di vittime dello Stato e con noi, prima ospite della serata, la vicepresidente dell'associazione Stefano Cucchionis, con noi Rossana Noris. Ciao Rossana. Ciao, buonasera. Benvenuta. La prossima ospite arriva da Padova, è la sorella di Mauro Guerra, un ragazzo che nel 2015 è stato ucciso da un colpo di pistola sparato dal carabiniere. Lei ci racconterà tutta la storia. Con noi Elena Guerra, prego. Ciao Elena, benvenuta anche a te. Grazie per questo viaggio che ti sei fatta per raggiungerci. Grazie a voi. Fabrizio, ricordiamo i contatti? Allora, potete mandarci un SMS oppure un messaggio di WhatsApp al numero in sovraimpressione, oppure potete seguire la diretta su Facebook e commentare la puntata di questa sera, sono l'indirizzo 12esimo in campo, oppure c'è la diretta streaming sul sito Seila TV. Allora, Rossana, che non mi è abituata a stare davanti alle telecamere, quindi adesso cerco subito di... Rossana, questa associazione Stefano Cucchionis nasce pochi anni fa? Sì, nasce a ottobre del 2016, ma diciamo formalmente, perché da tanti anni sia io che gli altri componenti dell'associazione ci occupiamo di queste vicende, ancora prima della morte di Stefano Cucchi, quindi io esattamente dall'omicidio di Federico Aldrovandi avvenuto nel 2005. Prima eri con un'altra associazione, poi sì. Insomma sei... Avete fondato questa nuova associazione. Di cosa vi occupate con l'associazione Stefano Cucchionis? Ci occupiamo, e a maggior ragione proprio in questo periodo, dopo il film di cui immagino parleremo, certo, cerchiamo di dare spazio, di dare visibilità a quelli che possiamo chiamare tutti gli altri Stefano Cucchi d'Italia, anche se non mi piace chiamarli così, perché ognuno ha un nome, un cognome, una storia, una famiglia e aveva una vita. Però per far capire a tutti di cosa parliamo, personalmente dal 2005 ad oggi ho avuto a che fare con 25 famiglie che hanno avuto episodi simili a quello di Stefano Cucchi. Ecco. Ecco, una precisazione, come dice sempre Ilaria Cucchi, non è una battaglia contro le forze dell'ordine, ma un puntare il dito, se si può dire, contro chi disonora eventualmente la divisa che indossa, perché purtroppo ci sono stati tanti casi di persone morte quando erano affidate allo Stato, quindi insomma dovrebbe essere il garante più sicuro, no? Cioè, se è affidato allo Stato dovresti sentirti in mani più che sicure, però purtroppo ci sono stati tanti casi in cui invece queste mani non si sono rivelate così sicure. Elena purtroppo con la sua famiglia ha subito una perdita gravissima nel 2015, dicevo che tuo fratello Mauro Guerra è stato ucciso da un carabiniere, è stato ucciso a sangue freddo. Sì, dire così. Praticamente sì, è stato ucciso mentre scappava, mentre cercava di sottrarsi dopo una lunga trattativa ad un trattamento sanitario obbligatorio, è risultato poi assolutamente illegittimo, ed è stato ucciso da un colpo di pistola del maresciallo della stazione del nostro paese, che secondo la sua versione ha sparato per difendere un collega, perché sempre secondo la versione dei carabinieri mio fratello aveva colpito un altro carabiniere che lo stava manettando, e nel cercare di evitare la colluttazione il carabiniere ha sparato. Però diciamo che dopo, dalla ricostruzione degli avvenimenti, da come abbiamo potuto capire che si sono svolti i fatti, questa versione scricchiola da tutte le parti, perché ci sono anche dei dati oggettivi, delle perizie tecniche che hanno detto che il colpo di pistola non è partito da più lontano che 1,5 metri, e quindi già da questo insomma ci siamo fatti delle domande
importanti, perché a un metro e mezzo di distanza non puoi sparare e poi sostenere che l'hai fatto non con l'intento di uccidere, ecco, questo... Ci siamo posti tante volte appunto questa domanda. Ecco, poi entriamo nello specifico. Una cosa che accomuna questi casi, penso che Elena lo stia vivendo sulla propria pelle, perché il processo è in corso proprio in questi mesi, il fatto che le persone che hanno subito questo danno improvvisamente si ritrovano quasi ad essere additate, come ad essere imputate, ad essere loro stesse accusate più che insomma essere poi la parte lesa, no? Si crea questo meccanismo per cui vabbè, però in fondo se l'è cercata, però in fondo era tossicodipendente, però in fondo era ubriaco, e quindi alla fine in un processo in cui si dovrebbero processare le persone che hanno eventualmente ucciso Mauro Guerra, Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi, si ritrovano imputate alle stesse famiglie. Succede questo? Se non proprio formalmente, però insomma moralmente. Purtroppo è quasi un copione, non mi viene un'altra parola più adatta di questa, nel senso che lo potete verificare magari facendo una ricerca su Google, ma ve la sintetizzo in poche parole. Quando succedono fatti di questo tipo, il giorno dopo sulle pagine dei quotidiani danno le notizie che sono notizie fornite dalle famose velline della questura, no? Quindi i giornali collaborano con la questura per quello che sono le notizie di cronaca, ma quello che ho potuto appurare in tutti questi anni sulla mia pelle, vivendo insieme a tutte queste famiglie i processi, il dolore, perché oltre alla morte anche il processo diventa purtroppo esattamente come dici tu, un processo al morto. Quindi partiamo da una situazione dove l'informazione che viene passata ai cittadini è una informazione che mi sento di definire di parte, senza paura di querela, nel senso che tante versioni ufficiali che sono state date, voglio ricordare Federico Aldrovandi, erano due versioni, o morto per malore o overdose, ok? È andato lo zio Franco all'obitorio per il riconoscimento, è tornato a casa da mamma Patrizia e papà Lino e gli ha detto prendete un avvocato perché questo ragazzo sembra che sia rimasto sotto un tir, ok? Quindi di fronte a una notizia di malore, un corpo che già parla esattamente come parla quello di Stefano Cucchi, come parla quello di Mauro Guerra e purtroppo quelli di tanti altri. Stefano Cucchi, la versione che hanno dato alla famiglia, hanno detto che Stefano Cucchi si era spento, che era morto di inanizione, che significa di fame e di sete. E quindi chiaramente il cittadino non recepisce la notizia per la gravità dei fatti. Queste sono situazioni che puoi ricostruire sia l'immagine della persona, perché purtroppo tante volte alla vittima tolgono la dignità, cioè per Mauro hanno avuto il coraggio di scrivere sui giornali proprio già il giorno stesso, sì, che lui il giorno prima era stato denunciato da una ragazza per molestie, cioè voglio dire vanno a scavare nel passato della vittima cercando di trovare un qualcosa che comunque non c'è, perché qualunque cosa la persona che fino a prova contraria è la vittima possa aver fatto o detto, nulla giustifica né di sparare a un ragazzo come Mauro Guerra, perché voglio ricordare Mauro era in casa sua quando sono andati a cercarlo, ok? Ed è scappato dopo 3 ore di trattativa estenuante, non capiva perché lo volessero ricoverare, era in casa sua che dipingeva, è scappato fuori casa scalzo, in mutande e disarmato, questa è la realtà dei fatti. Quindi sul giornale invece dipingono che lui stava ferendo a morte un carabiniere, lo vogliamo anche ricordare, no? Sarto, che l'unica ferita che aveva questa persona nella ultima o penultima udienza, il medico stesso non è riuscito a trovare una cicatrice di questa ferita, ok? Quindi l'unica cosa che Mauro ha fatto è stata, quando hanno tentato di ammanettarlo si è lasciato ammanettare ad un polso, quando hanno tentato di ammanettarlo all'altro polso si è liberato, quindi con la manetta libera ha colpito in fronte la persona, 0 punti di sutura, ok? Nessuna cicatrice. Loro invece dicono che gli hanno sparato perché questo sarto era sotto i colpi di Mauro Guerra, se avete visto le foto di Mauro vedete che è l'opposto di Stefano Cucchi fisicamente, quindi sì, più di 100 kg, muscoloso eccetera, se veramente il brigadiere Sarto fosse stato sotto di lui secondo me veramente sarebbe morto. Quindi diciamo tutta una versione è stravolta, ma rispetto anche a documentazione ufficiale, perché i referti sono lì da vedere, le ferite, quindi tentano purtroppo di difendere l'indifendibile, e nelle aule di tribunale passiamo ore e ore a parlare di nulla invece che focalizzarsi e dirci perché hanno lasciato Mauro Guerra in terra per 40 minuti agonizzante, perché l'ambulanza che era già presente per il TSO non è partita nonostante l'ospedale dove Elena stessa lavora dista soltanto 9 minuti
di macchina. Perché hanno detto a loro che suo fratello era stato sedato quando era lì che stava morendo dissanguato? Questo queste famiglie vogliono sapere, non chiedono, non vogliono vendetta, non gli interessa se gli imputati prendono un anno di carcere, 10 anni o l'ergastolo. Gli interessa che lo Stato ammetta, perché oltre al singolo che commette l'episodio si mette in moto un meccanismo perverso, perché questo è, che arriva fino ai vertici, i vertici più alti, perché questo sta scardinando il caso Cucchi. È vero, nonostante è vero. Tentino di farla passare come una battaglia contro le forze dell'ordine, che non è così, perché quando un Salvini dice io sto con i carabinieri, anche la famiglia Cucchi sta con i carabinieri, ma ricordiamo che non è la famiglia Cucchi che ha ucciso Stefano, è qualcuno con una divisa indosso. Quindi se il carabiniere che adesso è indagato ha fatto la relazione subito e quella relazione è scomparsa quando è arrivato ai vertici, è chiaro che il problema che abbiamo diventa molto più grosso se moltiplicate per tutti i casi che ci sono. E poi di questo ne parliamo con l'avvocato Fabio Anselmo, perché sono proprio di questi giorni, tra l'altro, delle nuove intercettazioni relative proprio al caso di Stefano. Elena, al processo vi è capitato di sentirvi quasi voi in colpa, di dovervi voi difendere? Beh, questo sì, dover difendere noi stessi, ma in primo luogo dover difendere la persona di Mauro, perché mi ricollego a quello che ha detto Rossana finora, che è la fotografia perfetta di quanto noi abbiamo vissuto e stiamo vivendo, ma il fatto proprio di voler criminalizzare la vittima è una cosa che stiamo vivendo proprio sulla nostra pelle, perché il processo è quasi totalmente fatto proprio per cercare di screditare Mauro e di giustificare l'operato del carabiniere. Il processo non parla quasi mai di quello che ha fatto il carabiniere, parla quasi esclusivamente di quello che ha fatto mio fratello. Mi ricollego ancora a quello che diceva Rossana, sulla vicenda di Mauro ci sono anche dei video, e in uno di questi video, a qualche minuto dallo sparo, dal ferimento mortale di mio fratello, si vede il comandante dei carabinieri che era in attivo nell'operazione quel giorno, che dà già un comunicato stampa, si vede e si sentono le parole che dice, che dà comunicazione, si presume, alla stampa, perché proprio da come parla si capisce che sta rilasciando dichiarazioni, dove stravolge completamente la realtà dei fatti, addirittura dichiara che è stata la famiglia a chiamare l'intervento dei carabinieri perché Mauro stava testuale dando di matto a casa. Quindi i titoli dei giornali del giorno dopo e per un po' di tempo, e comunque anche la stampa per un po' di tempo ha sempre accettato questa versione e in qualche modo ha cercato di diffonderla, capito? Dove certo, che invece non è andata a fondo, non è andata a cercare assolutamente la verità. Mi devo fermare, c'è qualche messaggio, Fabrizio? Sì, abbiamo già tantissimi messaggi. Giustizia per Stefano, Mauro e tutte le vittime dello Stato. Un grosso abbraccio alla famiglia Guerra, non mollate mai. Poi andiamo invece sui messaggi che ci sono arrivati. Ciao, sono Daniele della Curva Nord di Bergamo. Io il 14 ottobre scorso ero presente per vedere il film di Cucchi. Mi ha colpito a pelle. Ciao, vicini alla famiglia Cucchi. Poi un grande abbraccio a Elena Guerra, non mollate mai, siamo con voi, firmato Brescia 1911. Poi vi seguo sempre, siete una grande trasmissione, avanti Ultras, complimenti. Grazie a tutti. Ecco, non leggeremo messaggi di insulti vari rivolti alle forze dell'ordine, perché ripeto, questo non è il nostro intento, non vogliamo fare processi, non è una guerra, come dicevo, contro le forze dell'ordine, semmai è un voler raccontare la verità. Una persona quando commette un atto criminoso, che indossi la divisa o che indossi un abito civile, deve comunque rispondere di quello che ha fatto, a maggior ragione però se indossa una divisa, perché in quel momento rappresenta lo Stato, anche perché, l'ho detto più volte, quando sbaglia un carabiniere, sbaglia un poliziotto, comunque scredita poi tutto il corpo di cui fa parte, per cui dovrebbero essere i suoi stessi colleghi eventualmente a volere che venga fatta chiarezza e a volere che il responsabile s'assuma la responsabilità di quello che ha fatto. Mi fermo, c'è la pubblicità, poi vediamo un servizio che noi abbiamo realizzato 2 anni fa proprio nel paese dove Mauro viveva, dove tuttora sì. Elena vive, perché c'era stata una fiaccolata, era la commemorazione al primo anno della morte di Mauro. Pubblicità, poi vediamo il servizio. Giulia
Liliana e Sara a Ospitaletto Brescia in via 2 giugno 62/A, zona Trepola. Giuliana e Sara, tabaccheria, edicola, cartoleria, libreria, fotocopie, articoli regalo, ricevitoria Lotto e super Enalotto, ricariche telefoniche, bolli auto e articoli per la scuola. Giuliana e Sara, a Ospitaletto Brescia, in via 2 giugno 62/A, telefono e fax 030 6840 484. Vuoi personalizzare qualsiasi articolo di uso comune? Ci pensa Serilogo. Con attrezzature all'avanguardia, stampa su tessuto e materie plastiche, serigrafia su oggetti, anche tutto tondo, stampa digitale di banner e striscioni, decorazioni su vetrine e automezzi, incisioni a laser su articoli in metallo, legno, pelle e materie plastiche. Vuoi rendere originale la tua felpa o il tuo cappellino? Rivolgiti a Serilogo, Arezzato Brescia, in via Industriale 19. Per ulteriori dettagli visitate il sito www.serilogo.com. Opel Mokka X, anche con trazione integrale intelligente. Opel Mokka X, tecnologia tedesca per tutti. Da Z Veicoli, ti aspettiamo a Bergamo e ad Albano Sant'Alessandro. Thank you.
Allora, rieccoci tornati in studio, poi torneremo a parlare della vicenda di Mauro Guerra, ma abbiamo raggiunto al telefono l'avvocato Fabio Anselmo. Pronto? Pronto, buonasera. Avvocato, buonasera, in studio con me ci sono anche Rossana Noris e Elena Guerra. Saluto tutte e due. Avvocato, tra l'altro mi dicono che lei sta rientrando da Roma perché oggi c'è l'udienza, domani deve essere a Ferrara, quindi la becchiamo proprio in autostrada in questo momento. Senta avvocato, ci può un po' aggiornare su quelli che l'abbiamo perso, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Magari chiamatelo, chiedetegli se si ferma un attimo in una corsia di emergenza, altrimenti non lo so, perché l'ho già provato anch'io. Cambia la cella e lo perdiamo. Hai qualche messaggio intanto, Fabrizio? Sì, allora, giustizia per Mauro Guerra, un saluto agli ospiti in studio, giustizia per Mauro, giustizia per tutti. Un altro messaggio: una delle cose più accettabili è il fatto che durante le udienze il processo lo si fa alle vittime e non ai carnefici, che è un po' quello che abbiamo detto prima. Tra l'altro, Rossana, se poi mi recuperano Fabio, scusami, ti interromperò perché gli diamo la precedenza, nel senso che ha poco tempo. Tu la vicenda di Mauro Guerra la sei venuta a sapere, mi stavi raccontando, a telecamere spente, quando eri in vacanza, l'hai saputa per caso? Sì, io ero in vacanza, come vado tutti gli anni, a Sottomarina di Chioggia, con la mia mamma, e compriamo il giornale e leggo di questo ragazzo che era stato ucciso da un colpo di pistola sparato da un carabiniere, siccome che purtroppo non era né la prima volta, né la seconda, né la terza, perché dal 2005 al 2015 ne ho visti diversi di casi, subito mi sono allertata, ma non avendo contatti, non avendo nulla, potevo fare gran poco. Rossana, ti fermo perché abbiamo recuperato Fabio Anselmo, poi andiamo avanti. Pronto, avvocato? Eccoci. Allora, avvocato, ci aggiorna un po' sul quello che sta succedendo in aula a proposito del processo di Stefano Cucchi. Tra l'altro è proprio di questi giorni la notizia, le nuove intercettazioni che lascerebbero capire che i vertici dell'arma erano al corrente di quello che era successo, delle manipolazioni che erano in atto. Diciamo che i superiori, poi i vertici, vediamo di che cosa si tratta, insomma, però è chiaro che è un'inchiesta che ha tutte le carte in regola per allargarsi, e quello che ci lascia molto basiti è il fatto che questi depistaggi, questi interventi, diciamo, assolutamente inopportuni, per dirlo con un eufemismo, si sono verificati anche nel 2015, quindi non solo nel 2009, ad opera oltretutto di ufficiali che nulla avevano a che vedere con i fatti relativi alla morte di Stefano. Come sono cambiate le cose da quando la verità ha cominciato a venire alla luce? Adesso stiamo parlando, sono circa 2 mesi mi sembra, no? Quando c'è stata poi questa diga che è franata finalmente e la verità ha cominciato a venire a galla. Mi sembra che siano cambiate le attenzioni nei confronti della famiglia Cucchi, che anche la stampa vi stia trattando e stia trattando il caso in maniera diversa, giustamente, finalmente anche. Sì, devo dire che le cose erano cambiate fin dall'inizio del processo, perché già c'era un patrimonio di intercettazioni ambientali e telefoniche assolutamente cospicuo e granitico, che dimostrava la piena responsabilità degli imputati. È un processo estremamente difficile perché purtroppo evidentemente queste interferenze sono continuate anche durante il processo, molti testimoni sono finiti per raccontare di falsificazioni di annotazioni di servizio, e altri testimoni hanno smentito se stessi. È chiaro che ciò che sta emergendo dal processo, ogni udienza, è una verità molto molto diversa rispetto a quella del vecchio processo, e soprattutto finalmente emergono quelle che erano le condizioni reali di Stefano dopo il pestaggio. Senta avvocato, io ho sentito una delle recenti interviste fatte ad Ilaria in cui diceva che prima gli insulti erano rivolti a Stefano, ora da quando sta emergendo la verità gli insulti e le minacce si sono spostate verso la famiglia, in particolar modo verso Ilaria. Questo è preoccupante. Sì, questo è assolutamente preoccupante, è estremamente preoccupante, si vuole distruggere la famiglia Cucchi. Perché ovviamente nell'impossibilità di fermare la Procura di Roma nell'accertamento della verità e anche nell'impossibilità di fermare il corso del processo, a questo punto si vuole cercare in tutti i modi di
offuscare, distruggere l'immagine della famiglia Cucchi, che non dimentichiamo una famiglia assolutamente integerrima, che ha dato prova di grande rispetto per lo Stato, grande rispetto per le istituzioni e soprattutto di grande etica e di grande rispetto per la legge. Avvocato, io non voglio trattenerla molto perché so che insomma un po' di corsa, ci dice solo adesso quello che succederà, quali saranno i prossimi passi, come si procede? Ogni udienza chiaramente riserva delle sorprese, poi la Procura di Roma sta lavorando, da quello che capisco, veramente in maniera estremamente intensa. C'è la volontà e la voglia dopo sei anni, in questi ultimi anni devo dire che c'è sempre stata la volontà e la voglia di fare verità fino in fondo senza fare sconti a nessuno, così come deve essere sempre e così come la giustizia deve fare in ogni caso e in ogni situazione per ogni processo. Per Stefano per sei anni questa volontà non c'è stata, secondo noi, oggi invece c'è. Avvocato, io la ringrazio, non la trattengo oltre perché, ripeto, so che un po' di corsa sta rientrando adesso, in bocca al lupo per tutto e complimenti per il lavoro che avete fatto fino ad oggi. Grazie, grazie a voi, un saluto a Rossana, un saluto alla signora Guerra e buona serata a tutti. Ciao, grazie, buon rientro. Vabbè, insomma, quello che sta succedendo nella vicenda di Cucchi è comunque un precedente importantissimo perché ha un po' scoperchiato questo pentolone, no? Sì. Quindi ora, non che ogni caso fa a sé, è chiaro. Sì, però certe dinamiche si ripetono in una maniera inquietante. Posso riagganciarmi con certo, la tu stai raccontando prima. Che insomma hai appreso della vicenda di Mauro Guerra dai giornali e quindi a naso hai intuito che poteva esserci qualcosa sì. di non... E questo succedeva proprio al 30 di luglio del 2015. Nel frattempo cosa succede? Che una loro parente contatta il numero verde, anche qui mi sento di dover spendere due minuti perché voglio dire, io adesso ho iniziato questo percorso con l'associazione Cucchi da un paio d'anni perché è ancora più allargata la battaglia, nel senso che oltre a morti in carcere, morti per mano dello Stato, Ilaria è un po' una figura di riferimento in generale, un simbolo, no, dell'ingiustizia. Certo. E quindi ci contattano persone per ingiustizie di qualunque genere, quindi la rete si è ancora più allargata e noi cerchiamo di dare una mano, anche se non riusciamo a trattare direttamente casi di mala sanità, casi di persone, violenze sulle donne, cioè ogni genere di ingiustizia. E però quando è successo di Mauro io facevo parte ancora dell'associazione contro gli abusi in divisa, ok? E cosa avevamo pensato? Uno strumento importantissimo, anche se può sembrare davvero assurdo a qualcuno, però noi abbiamo dovuto pensare uno strumento che potesse essere efficiente subito in caso di segnalazione di abuso da parte delle forze dell'ordine. Perché dico questo? Perché giustamente noi chiamiamo la polizia, i carabinieri ogni qualvolta che abbiamo bisogno, no? Però dopo aver visto ripetuti casi abbiamo iniziato a chiederci, ok, noi chiamiamo la polizia ogni volta che c'è bisogno, se vediamo ad esempio anche una rissa, qualcuno che picchia qualcun altro, ma quando io vedo un poliziotto che picchia una persona per strada, chi posso chiamare? E quindi da lì abbiamo creato addirittura un numero verde attivo 24 ore su 24 collegato ai numeri di telefono di 20 persone, quindi ogni due squilli se non risponde una persona a catena suona sui telefoni di tutti finché qualcuno risponde. Perché? Perché quello che abbiamo imparato è che se qualcuno non si precipita immediatamente sulla scena del crimine, cosa succede? Che a volte magari a sparare è un carabiniere, le indagini vengono affidate all'arma dei carabinieri, che è una cosa che non si può sentire, perché dovrebbero essere affidati ai poliziotti o viceversa, certo, ok? Non certo. può e non deve essere lo stesso corpo a fare le indagini quando è un appartenente all'arma che ha sparato. E quindi costretti, perché non è che l'abbiamo creato per piacere, l'abbiamo creato per necessità, e questo in un paese civile è semplicemente inquietante, ma io non voglio allarmarvi con queste cose, voglio solo far presente quelli che sono dei fatti oggettivi e che a breve renderemo pubblici attraverso una mappa proprio in forma geografica con una cartina dell'Italia dove racconteremo tutte le storie di queste persone che sono in cerca di giustizia, perché ripeto sono molte le famiglie in cerca non di vendetta, che non odiano nessuno ma chiedono solo verità e giustizia. Senti Elena, tu ti sei vista arrivare quindi Rossana a casa
Ma nemmeno si ricorda. Subito dopo. È stato di shock, di questo stiamo parlando. Io e lei poi ci siamo incontrate un mese dopo a Ferrara per la commemorazione di Aldrovandi, ci siamo presentate, lei mi ha ricordato di essere venuta a casa mia e di aver parlato con me, ma io non mi ricordo di quella. Beh, insomma, era anche un momento particolare in cui, sì, insomma, anche un po' sconvolti da quello che era successo. No, effettivamente tutti noi eravamo sotto shock. Però ecco, come dice Rossana, anche nello specifico caso di mio fratello, le indagini immediatamente sono state eseguite dagli stessi carabinieri, dai colleghi dei carabinieri che erano intervenuti quel giorno, ecco. Ma nell'immediato, e questa è una cosa assolutamente inaccettabile, questa cosa, il magistrato che non si presenta perché ritiene che la polizia giudiziaria presente in quel posto possa fare delle indagini corrette, che questo ti lascia poi, ma non lo capisci subito mentre le vivi quelle cose, lo capisci dopo quando impari a conoscere, certo, le vicende, impari ad addentrarti nel... Anche perché nessuno è preparato a una cosa chi così, lo è, chi che lo ti ammazzano un fratello, cioè, non sai come ti devi muovere, non assolutamente, capisci. Poi... anche il fatto solo di aver chiesto un avvocato è stata una cosa inconsapevole, non l'abbiamo fatto nell'intento di, perché nella testa mia e dei miei genitori pensavamo che se la famiglia non avesse chiesto il consulto di un avvocato non si sarebbe neanche effettuato il processo, per dire, cioè un'inesperienza dal punto di vista legale che fortunatamente quasi tutte le persone hanno per questi aspetti. Allora, in questi mesi è uscito il film Sulla mia pelle che racconta gli ultimi 7 giorni di Stefano Cucchi, se non l'avete visto io vi invito a vederlo, è molto forte, ma non perché ci siano delle scene particolarmente macabre, non si vede il momento del pestaggio, però è molto forte perché ti fa capire tutto quello che è successo, ti fa capire quello che davvero Stefano ha vissuto, anche perché il film è molto reale e riporta pari pari tutto quello che è successo, credo si siano basati sugli atti del processo e quindi hanno ricostruito il film, per cui non è stato aggiunto nulla, non è stato romanzato in alcun modo, come ha spiegato peraltro molto bene la mamma di Stefano Cucchi, che era presente alla proiezione a Bergamo, che io ho visto, per cui vi invito a vederlo, se non l'avete fatto vedetelo. E noi abbiamo avuto, grazie a Rossana, oltre al trailer che poi vedremo, ma il trailer insomma è girato, 2 clip del film. Chiedo alla regia se le possono unire, se le possiamo mandare insieme, così vediamo queste 2 clip, sono proprio 2 passaggi, sono 2 minuti, non so se riusciamo a metterle insieme, altrimenti li dividiamo. Giusto insomma per avere un po' un assaggio di quello che racconta questo film, ma ripeto, vi invito a vederlo, le vediamo insieme. Gira di a sinistra. Gira di a destra. Fatto? Sì. Forza giovane, vieni con me. Va? Bene, vado il giacchetto. Ha fatto un frontale con treno. Certo, ammazzo, voi guardi, ve ne siete accorti subito. Invece il giudice e il pubblico ministero proprio non ci hanno fatto caso, eh. Spoglia del fammi impiegamento, dai. Pare che Stefano voglia vederti. A me? Sinceramente non ho capito perché ha scelto te, cioè, poteva chiedere dei miei o di me. Forse perché sa bene che gli facevi il culo, Ila. Ma no, dai. Perché non te conosce. Mica dico che è sbagliato, però è un comportamento che si può capire. Ma dai, no. Io, guarda, ti assicuro che quando me lo fanno rivedere non gli faccio nessun culo. Poi magari a casa, ma lì dentro no. E comunque spero davvero che sia questo, che non sia altro. Non ce l'abbia con noi. E per cosa? Beh, perché lui, che ne sa, di tutti i casini per vederlo. Vede che non ci va nessuno. Penserà che siamo arrabbiati con lui. Io dopo una settimana lo penserei.
Allora, visto che sono un po' in ritardo, faccio un break, vediamo anche il trailer, così poi Rossana ci finisce di raccontare quello che stavo dicendo prima e poi ci racconta anche qualcosa del film. Qualche messaggio prima, Fabrizio? Allora, complimenti avvocato Anselmo, avanti così, giustizia per Mauro Guerra, un saluto agli ospiti in studio, giustizia per Mauro, giustizia per tutti. Complimenti a Rossana per tutto quello che sta facendo per la giustizia e per le famiglie delle vittime. Continua così. Poi forza e coraggio, solidarietà a tutte le famiglie delle vittime. Poi un ultimo messaggio un po' lungo. Allora, scusate, ma le forze dell'ordine non sono quelle che accusano spesso e volentieri di omertà i gruppi ultra? E poi sono le stesse che sono le prime a coprire dei veri e propri assassini. Vedi la tragica storia di Stefano Cucchi, per cui gli stessi colleghi o addirittura i vertici dell'arma hanno coperto gli imputati. Francamente, riflettiamo. I superiori, quantomeno. Allora, mi fermo, c'è un break pubblicitario, poi vediamo anche il trailer del film, così poi Rossana ci può dire qualcosa in merito al film. Restate con noi. Il carattere di un SUV, ma l'agilità di una city car. Oggi arriva Opel Karlarox, il mini SUV da città. Opel Karlarox, tecnologia tedesca per tutti. Da Z Veicoli, ti aspettiamo a Bergamo e ad Albano Sant'Alessandro. Per i vostri menù tradizionali, ricordatevi che a Brescia, in via Rua Sovera 15, c'è il pastificio Franzoni, che prepara tanti prodotti tipici, casoncello bresciano, casoncello al bagossa, ravioli di zucca, ravioli con ricotta e spinaci, ravioli per brodo, tagliatelle, gnocchi e creme di semolino. In ogni occasione, sulla vostra tavola, non possono mancare le specialità del pastificio Franzoni, via Rua Sovera 15 a Brescia, www.pastificiofranzoni.com. Nembrini, con esperienza ventennale nel settore degli impianti elettrici, propone servizi di assistenza, noleggio, vendita e manutenzione 24 ore su 24 di gruppi elettrogeni, materiale audiovisivo, luminotecnico, torri faro e linee elettriche, con componenti conformi alle normative, dalla progettazione all'installazione professionale per manifestazioni ed eventi in genere. L'azienda Betty è un'organizzazione all'avanguardia che, seguendo i più innovativi principi della logistica e del marketing, è in grado di offrire una diversificazione dei prodotti e dei servizi non comune nel settore beverage. Un'accurata ricerca qualitativa porta quotidianamente a selezionare migliori produttori di birre e vini, sia italiani che esteri. L'azienda Betty è a Cividate al Piano Bergamo, in via Roverselli numero 2. Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.betty.net. Bere Betty, vivere lo stile. Trapattoni Marmi SRL, una realtà moderna con 50 anni di esperienza. Specializzata nella lavorazione di ogni tipologia di pietra naturale ed artificiale provenienti da tutto il mondo. Realizza materiali per l'edilizia e l'arredo in genere con la massima attenzione alle esigenze della propria clientela e alla ricerca del miglior risultato. Vieni a trovarci ad Almine, in via Bergamo 14 o visita il nostro sito trapattonimarmi.it. Cucchi Stefano, nato a Roma il 1 ottobre 1978. Si dichiara innocente o ammette l'addebito? Allora, io mi dichiaro innocente per quanto riguarda lo spaccio e colpevole per quanto riguarda la detenzione. Scusi l'informazione! Ma sei scemo! C'ho un fratello scemo. Avevi detto che stasera dormivi qui. Stasera non posso, vado a fare un giro con un amico. Che stiamo a fare qua? Oh, è qua che c'è di bello. Siamo carabinieri, dobbiamo fare una perquisizione. L'hanno arrestato in piena notte. Quando Stefano ritorna, deve dirci la verità e basta. È da 15 anni che la verità è sta roba qua. Niente è successo. Era meglio che dormivo da voi. Dobbiamo entrare.
Almeno sapere come sta, non sappiamo neanche che cosa gli è successo esattamente. Possiamo parlare con i medici? Cosa è successo? Sono male, c'ho freddo. Fammi vedere questi occhi. Oh, lasciatemi stare. Scrivi che il paziente rifiuta la visita. Dolore traditore. Viene fuori piano piano. Guardia! Il braccio mio va. Per certi tratti è inquietante, come è giusto che sia, però. E poi io immagino, non so, la famiglia di Stefano Cucchi poi a rivedere queste scene, a capire quello che il figlio e il fratello, nel caso di Ilaria, ha vissuto in quegli ultimi 7 giorni, magari la solitudine, il senso di abbandono, magari aver potuto pensare che la famiglia l'avesse abbandonato quando non era così e lui non poteva sapere quello che stavano facendo i suoi familiari e non l'ha potuto sapere, certo. No. Guarda, io ti posso dire che quando è uscito il film il 12 settembre Ilaria ha partecipato alle proiezioni pubbliche, alla prima nazionale a Roma, e invece Rita e Giovanni l'hanno guardato in casa e l'ho chiamata il giorno dopo per sapere insomma come stavano, e Rita mi ha detto: io non so come ha fatto questo Alessandro Borghi a fare una interpretazione del genere, a me è come se per 100 minuti mi hanno ridato mio figlio. Dopo dice: giustamente non ci ho dormito tutta notte, però insomma noi siamo abituati a vedere Stefano su quella foto del lettino dell'obitorio, no? Quindi statica, e il film gli restituisce vita, movimento, parola, dignità, cioè si vede davvero che era una famiglia come tante, sicuramente con dei problemi gravi, perché voglio dire, una persona con problemi di tossicodipendenza non è una passeggiata. E ci tengo a dire che questa famiglia, come tutte le altre, avrebbe avuto il diritto di vivere il proprio dolore nel privato. Quindi Ilaria è stata accusata addirittura di spettacolarizzare la morte del fratello, come se si divertano a andare in televisione, come se fosse stata una passeggiata mettere la foto di Stefano sulla prima pagina di un quotidiano. Ecco, io veramente vorrei dire a tutti che è stata una necessità, non una scelta, perché Ilaria ha avuto la, non so se chiamarla fortuna o comunque l'intuizione quando Stefano è morto, anzi, ma Anselmo l'aveva contattato quando Stefano era ancora vivo, di ricordarsi che c'era questo avvocato che si era occupato del caso di Federico Aldrovandi e che lei aveva trovato una similitudine, diciamo, tra i due casi, perché Anselmo questa cosa della foto sui giornali l'aveva fatta per Aldrovandi proprio per i motivi che vi spiegavo prima, certo. Perché le versioni della morte assolutamente andavano in un'altra direzione, quindi per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica, che è indispensabile in queste situazioni, ha dovuto fare questa mossa, chiamiamola così, e per la famiglia è stata una scelta molto sofferta. Quindi diciamo che in un paese, vogliamo dire, normale, civile, democratico, se davvero la giustizia fosse uguale per tutti, noi non dovremmo essere qui a parlare del caso di Stefano Cucchi, perché la famiglia Cucchi avrebbe dovuto avere un processo senza dover sbattere la foto di un cadavere sulle prime pagine dei giornali, mentre invece nel momento in cui dicono che Stefano si è spento, è chiaro che l'avvocato già gli si è acceso il campanello d'allarme e ci ha preso in pieno, fondamentalmente. Ecco, sì, c'è questa brutta abitudine poi di voler accusare magari i familiari, sta succedendo con Ilaria, ma a suo tempo era successo anche con Patrizia Moretti, la mamma di Federico, di volersi troppo mettere in mostra, di prenderci poi il gusto di andare in televisione, ma ricordiamo che c'è anche tu e la tua famiglia avreste rinunciato volentieri alle luci della ribalta, se così si può dire. Insomma, non è una cosa che vi eravate preparati a fare. Assolutamente, non siamo ancora pronti e non è una cosa che ci piace fare. Io mi auguro che mai nessuno ci dica che proviamo piacere a fare quello che facciamo, perché è difficile per noi, proprio come famiglia, ma penso come lo è stato per le altre famiglie.
noi in particolare siamo persone che non amano nemmeno farsi fotografare a volte perché non ci piace, per cui anche il fatto di dover andare in televisione, di parlare in televisione, di rivedersi è stato difficile, è difficile anche parlare, giustamente come diceva Rossana prima, parlare del proprio dolore, della mancanza di un familiare, di quello che hai provato, di quello che hai sentito quando è morto, mettere in piazza il tuo dolore non è quello che una famiglia orfana vorrebbe affrontare, ecco, vorresti viverti il tuo dolore dignitosamente nelle mura di casa tua. Ecco, spiego un attimo meglio il passaggio di quello che è successo con tuo fratello, nel caso qualcuno fosse sfuggito, qualcuno si fosse sintonizzato adesso. Mauro Guerra era tranquillamente a casa sua, stava dipingendo, sì. I carabinieri sono arrivati con un'ambulanza al seguito. Brevissimamente, sono arrivati dei carabinieri in due a convocarlo in caserma. Okay. In caserma lo aspettava... prosegui pure se vuoi. Aspettava l'ambulanza, volevano insomma fargli un TSO, che è un trattamento sanitario obbligatorio. Però un TSO deve essere ordinato o dal sindaco, sì, oppure dal medico? Beh, in linea di massima la legge prevede che il TSO sia ordinato dal sindaco quando non ha carattere di emergenza, che non è urgenza, insomma sono due concetti diversi. Comunque però non c'era questa ordinanza, no, non esisteva. Esattamente, il sindaco ha anche proprio dichiarato pubblicamente ai microfoni, quindi, della RAI, che lui non aveva mai disposto. Quindi nessuno. Era un'iniziativa dei carabinieri? Assolutamente sì, un'iniziativa del tutto autonoma dei carabinieri. Tra l'altro, mi preme dirlo, il maresciallo che poi gli ha sparato, che era a suo tempo il comandante della stazione dei carabinieri del nostro paese, ha disposto lui, perché lo ha dichiarato che ha disposto lui che ci fosse questo invito ad una visita nei confronti di Mauro, cosa che invece poi noi poi abbiamo saputo che lui nemmeno ci aveva parlato con mio fratello, aveva deciso questa cosa ancora prima di averlo visto, non ci aveva mai parlato nei giorni precedenti, quella mattina lui non aveva mai avuto nessun contatto, i suoi colleghi sottoposti, insomma i suoi colleghi gli avevano espresso delle preoccupazioni, questo è quello che compare dai verbali, e lui ha deciso di convocarlo in caserma per invitarlo a sottoporsi ad una visita. Questo invito si è tramutato in 3 ore di assedio e di insistenza senza logica nei confronti di Mauro a salire in ambulanza per essere trasportato in ospedale. Ma... ecco perché Mauro rifiutava, Mauro, sì, che non era una persona, era tutt'altro che stupido, aveva che capito, stupido, aveva, sì, chiesto che gli venissero mostrati eventualmente lui la chiamava l'ordinanza, così, fatemi vedere che non c'era, e quindi lui si rifiutava di subire questo trattamento, sì, perché in realtà quello... Ogni cosa che emana il sindaco è un'ordinanza, quindi lui pretendeva l'ordinanza del sindaco che lo obbligasse a ordinanza del sindaco, che poi andrebbe avvalorata dallo psichiatra e da un altro medico, insomma c'è tutta una procedura molto severa anche in relazione ai TSO. Lascio immaginare questo ragazzo che viene assediato per 3 ore, poi riesce a scappare, sì, in mutanda, piedi nudi, in mezzo, sì, ai campi, sì, viene raggiunto, quanti erano i carabinieri? Allora, viene raggiunto da 10 carabinieri. Ecco, 10 carabinieri, se anche fosse stato vero che Mauro stava colpendo un carabiniere, sì, voglio dire, in 10 avrebbero potuto, sì, immobilizzarlo. Ecco. Per cui immaginate una persona da sola che scappa, piedi nudi, mutante, nei campi, poi... con 10 carabinieri al seguito. Scusami, ma prego, dico anche poi perché inseguirlo così, in maniera così quasi folle, a volerlo a tutti i costi fermare? Perché devi seguirlo? Se non aveva commesso nessun reato, non aveva un arresto, legittimità di niente. Semplicemente lui rifiutava di ricevere questo, sì, trattamento sanitario obbligatorio, giustamente lo rifiutava perché non c'era l'ordinanza che prevedeva che lui lo subisse. Esatto, e lui non era nemmeno un ammalato psichiatrico che aveva fatto ricorso ai servizi psichiatrici della zona, i territoriali, lui non aveva un passato da... con altri precedenti di questo tipo da poter giustificare, da poter in qualche maniera anche comprendere che forse si poteva
avere questo, proporgli, ecco, questo trattamento è stata veramente una cosa fatta ad esclusiva iniziativa dei carabinieri, ecco. Scusa, mi ricordiamo anche la frase che ha detto dopo lo sparo, perché... Sì, poi noi dopo due anni, sì, quasi due anni e mezzo, abbiamo visto dei video che sono stati acquisiti agli atti, video che riprendono alcune fasi della trattativa e video che riprendono anche alcune fasi dello sparo e poi della morte, insomma, di mio fratello e dei non soccorsi che gli sono stati dati. E durante le fasi, insomma, di questi non soccorsi si sente un carabiniere, la voce proprio chiarissima, che chiede al maresciallo Pegoraro se lo ha beccato e proprio dice così: almeno lo hai beccato, maresciallo? E il maresciallo Pegoraro risponde sì sì, ma con enfasi, non risponde in maniera addolorata, come dire, risponde sì sì con orgoglio, e il suo collega gli risponde: hai fatto bene. E comincia una serie di offese nei confronti di mio fratello, lo chiama pezzo di, figlio di, sto testa di. Pensate, hai fatto bene, una fatto famiglia bene. Che sente queste cose. Scusami, chi l'ha visto ha ripreso tutto, perché li abbiamo contattati per segnalare il caso di Mauro. Dopo credo due giorni loro erano in trasmissione a Roma, ed è molto importante che una trasmissione seria come Chi l'ha visto si interessi. Hanno avuto l'autorizzazione del giudice a riprendere tutte le udienze. Ovviamente l'imputato ha chiesto di essere oscurato in volto, ma il giudice ha fatto una cosa molto intelligente, perché qui non si tratta di divulgare vicende private. L'imputato è un uomo dello Stato, quindi semplicemente ha detto che tutti i cittadini hanno il diritto di conoscere cosa succede in queste udienze e l'esito processuale, perché questa vicenda ci riguarda tutti. Allora, non ho moltissimo tempo purtroppo, hai qualche messaggio da leggere, Fabrizio? Sì, allora, poche mele marce, punto di domanda, a me sembrano molte di più. Giustizia per Mauro, giustizia per tutti. Poi, verità e giustizia per tutte le vittime di Stato, un saluto da Pagani, ci scrive Giovanni. Grazie, saluti i ragazzi di Pagani. Un grosso abbraccio alla Giusi e a Ezio. Allora, e poi scusatemi, c'è un messaggio che esce un po' dall'argomento che stiamo trattando, però mi sembra giusto leggerlo lo stesso. C'è stato uno striscione dedicato alle vittime che ci sono state in Sicilia in questi giorni, ce lo scrivono da Palermo: solo gli ultra vincono sempre, grande gesto dalla tifoseria catanese nonostante la rivalità, gli ultra hanno cuore e lo dimostrano sempre, al contrario delle autorità e dei politici. C'è la foto di un bello striscione che recita: paghiamo i nostri morti, sentiamo lo stesso dolore, noi siamo la Sicilia, Palermo rialzati, fatto dagli ultra della Catania. In effetti, volevo proprio dire questo, questa è una trasmissione che si occupa di raccontare un po' quello che succede nel mondo del tifo organizzato, che molto spesso è sceso in campo anche a sostegno, tra l'altro, delle famiglie che hanno subito questi torti, per tante situazioni, anche nel vostro caso, credo che insomma ci sono stati dei gruppi, dei gruppi ultras che hanno cercato di sostenervi per come hanno potuto. E che ci sostengono tuttora, sono persone insomma che sono diventati amici prima di essere un gruppo di ultras, sono proprio amici ormai per noi. Che non tra l'altro anche gente che non conoscevate. Che non conoscevamo. E quello che ora recita lo striscione per quello che è successo in Sicilia, va detto che l'Italia in questo periodo è stato parecchio martoriata da una serie di calamità, e ora sdrammatizzo un po' perché avevamo preparato un servizio che voglio mandare. In questo paese in cui si ha bisogno di eroi e gli eroi non si trovano, forse gli unici che indossano una divisa, che vengono un po' visti come gli eroi, sono i pompieri. Tra l'altro Rossana, non so se è diventata pompiera ancora. Ancora no, sto aspettando il decreto di nomina, ma anzi lancio un appello per velocizzare la pratica. Però è l'unica divisa in questo momento che insomma viene vista da tutti in maniera positiva, insomma non ci sono ombre sui pompieri. E in una delle ultime partite che a Brescia abbiamo giocato, quella col Padova, il nostro gruppo ha proprio voluto dedicare una coreografia ai pompieri per tutto quello che stanno facendo sul campo. Se il servizio è pronto lo vediamo, visto che insomma l'avevamo preparato. Ce l'abbiamo? Datemi un cenno, ditemi che c'è, altrimenti parlo. C'è? Ok, servizio.
Opel Mokka X, anche con trazione integrale intelligente. Opel Mokka X, tecnologia tedesca per tutti. Da Z Veicoli, ti aspettiamo a Bergamo e ad Albano Sant'Alessandro. Casa del Pane è aperta tutte le notti da mezzanotte e mezza fino alle 13:30 del giorno dopo con orario continuato. Chiusa il pomeriggio e il sabato sera. Preparano gustosi panini e tutti i prodotti da forno e prodotti alimentari. Proprio così, pane fresco, pizze, focacce e brioche. Le puoi trovare anche di notte alla Casa del Pane, a Brescia, in via Milano 106. Tian del Maggio è una cantina formata da giovani con la voglia di far conoscere il Franciacorta anche alla loro generazione. Un luogo pronto ad accogliere avventurieri e ad accompagnarli in visite e degustazioni guidate. Proscenio, Capriccio, Millumino, Furente e Anna Sorrise, il Rosé. Tian del Maggio, passione per le bollicine di qualità, amicizia e sinergia per vivere il magico mondo del Franciacorta. Tian del Maggio. Telefono 030 7254 451 www.piandelmaggio.it. Ecco, questo è lo striscione che ci hanno mandato prima dalla Sicilia. Siamo riusciti a riprenderlo e complimenti davvero. Però dicevo davvero, gli ultras si impegnano molto. Va detto che sono sempre, cercano spesso di essere presenti in tante situazioni in cui c'è bisogno di supporto
morale, ma non solo, non solo. Allora, Rossana, sono rimaste un po' di cose da dire, vediamo se riusciamo a dirle tutte. Intanto, in questi giorni è partita una campagna di Amnesty per chiedere che venga introdotto il numero identificativo sulle divise. Esattamente, è una campagna che noi abbiamo immediatamente sottoscritto insieme ad altre associazioni che sono A Buon Diritto, Antigone e Cittadinanza Attiva. È una battaglia fondamentale, ci sono state già diverse proposte di legge ma non si è mai fatto nulla, e adesso anche attraverso, diciamo, il film, perché il film ha bucato in una maniera trasversale, certo, come nemmeno la foto di Stefano 9 anni fa aveva saputo fare, quindi veramente le persone stanno sentendo sulla propria pelle, quindi secondo me non c'è titolo più azzeccato di quello che hanno scelto, e si sentono coinvolte. Quando io vado a fare le iniziative la gente mi chiede: ma adesso che noi andiamo via da questa serata cosa possiamo fare? Ecco, di cose che ognuno di noi può fare ce ne sono tantissime, dal diffondere notizie, dal partecipare alle iniziative, e per la battaglia sui numeri identificativi chiaramente firmarla, perché è una battaglia di civiltà che riguarda tutti, poi chiaramente in primis gli ultras e i manifestanti, perché siamo quelli che siamo, diciamo, a contatto diretto con la polizia per un motivo o per l'altro, e a questo proposito non posso che ricollegarmi alla vicenda di Paolo Scaroni molto brevemente, ma ci tengo perché ormai sono passati 13 anni e c'è gente che adesso va allo stadio che ha 20 anni, che all'epoca ne aveva 7 e che non ha la minima idea neanche di chi sia Paolo. Ecco, c'è Paolo Scaroni pestato dopo una carica a freddo in una situazione non di disordine, perché non c'era in quel momento nessun problema di ordine pubblico, tant'è che una sentenza di primo grado arrivata a distanza di 8 a 7 anni dai fatti, perché del gennaio 2013, insomma 7-8 anni, sì, adesso, ci sono voluti 7 anni per far aprire un processo che non era contro ignoti, si sapeva esattamente che comunque l'avevano picchiato i Celerini, era riconducibile alla squadra della Celere di Bologna. Nonostante questo, proprio perché la Celere non ha numeri identificativi, dopo 7 anni di attesa, ci tengo a ribadirlo ancora una volta, per far aprire un processo, una sentenza dice che nessuno è stato punibile proprio perché erano bardati fino alla fronte, non avendo numeri identificativi, non la responsabilità penale è individuale, quindi non si può condannare nessuno. Fortunatamente adesso il processo si è riaperto, doveva esserci un'udienza il 30 ottobre a Venezia, che è saltata per il maltempo, e è stata spostata addirittura l'8 marzo, voglio dire, vabbè, sorvoliamo. E perché? Perché ha fatto ricorso sia la procura che le parti civili, perché abbiamo il nostro ordinamento penale che fortunatamente l'articolo 40,2 dice una cosa molto semplice, che quando qualcuno, in questo specifico caso 8 Celerini che lo circondano e lo pestano manganellandolo ripetutamente in testa, quando il manganello si chiama sfolla gente, proprio perché serve a sfollare la gente, quindi non bisogna colpire le parti sensibili del corpo, bene, a Paolo Scaroni l'hanno massacrato con i manganelli impugnati al contrario, e questo non lo dico io ma è scritto nella sentenza, esatto. Ok, esatto. Quindi al di là che non sappiamo chi materialmente di quegli 8 ha inferto i colpi che l'hanno mandato in coma, perché Paolo è invalido al 100%, in questi anni ha campato con una pensione di 280 euro al mese finché non è arrivato il risarcimento, e manco gli hanno dato tutti i soldi che gli avevano offerto, ma questo non sono di certo io che ne devo parlare. Bene, l'articolo 40,2 dice che quando coloro che sono vicino a quelle che stanno manganellando, per capirci, hanno l'obbligo giuridico di fermarlo, e che se non lo fanno sono responsabili in solido tanto quanto quelli che lo stanno picchiando, perché non fermarlo equivale a cagionare il danno. Questa è la situazione di Paolo Scaroni. Ecco, tra l'altro l'inserimento dei codici identificativi non deve essere visto come una punizione nei confronti dei poliziotti, ma è a salvaguardia loro tutela. Se uno agisce nei termini, esatto, della legge non deve, esatto, aver paura di nulla. Perché? Solo Salvini può dire che la polizia non può più lavorare, cioè ci sono tantissimi stati e ci sono delle direttive europee, perché esiste un codice etico per la polizia con norme ben precise, tra cui quella degli identificativi, poi ogni stato può recepire o meno le normative. Tanti stati sono dotati di questi numeri e vanno avanti tranquillamente, solo in Italia sembra un'eresia, così quanto la legge sulla tortura. Mi aggancio se ho 30 secondi. Perché, 30, purtroppo, cioè, 30. Allora, la legge che è stata approvata, l'avvocato Anselmo ci insegna che praticamente non serve a nulla. Esatto, sì, se fosse stata in vigore prima della morte di Stefano Cucchi o di Federico Aldrovandi o prima della Diaz, è una legge inapplicabile perché prevede la reiterazione del reato, quindi l'azione deve essere commessa più volte
e tutti questi casi singoli non... Quindi Federico dovrà essere ammazzato più volte. Praticamente questo ci stanno dicendo, quindi abbiamo una legge farsa per far vedere che ce l'abbiamo, ma di fatto è inapplicabile, quindi sempre attraverso l'associazione cerchiamo di sensibilizzare anche su questo tema, perché sarebbe importante avere una legge di tortura che sia applicabile, ecco. Comunque, nel caso che lei ha raccontato di Paolo Scaroni, la sentenza alla fine ha condannato in toto le forze dell'ordine, e questo credo che non sia una bella cosa per le forze dell'ordine presenti, che magari non hanno preso parte al pestaggio. Se invece ci fossero stati i codici identificativi, avremmo avuto dei responsabili che avrebbero pagato per sé, senza coinvolgere tutte le persone. Chiaro, che invece... Una cosa aggiungo, il reparto Celere di Bologna, che è quello che ha caricato Paolo, ha agito autonomamente in seguito a una provocazione forse di un tifoso singolo, quindi il responsabile di piazza di quel giorno non ha autorizzato nulla, quindi questo stiamo parlando quanto emerge di agenti, dagli atti del processo. Tutto scritto negli atti, non c'è nulla, non è la mia opinione, quello che io vi dico è quello che c'è scritto nelle 36 pagine di sentenza di primo grado. Va bene. Di inventato non c'è nulla, ecco, e Paolo è la testimonianza vivente perché è anche testimonial di questa campagna, quindi voglio dire, a distanza di 13 anni lui poteva essersi ritirato a vita privata perché non ha più ricordi, perché ha perso la memoria, ha difficoltà a parlare, ha difficoltà a fare ogni cosa, non può più lavorare, e invece è ancora qui perché tutte le famiglie, sai cosa dicono? Mio fratello non me lo ridà più nessuno, mio figlio non me lo ridà più nessuno, Paolo dice indietro non si può tornare, ma io voglio che quello che è successo a me e alla mia famiglia non accada mai più a nessun altro. È con questo spirito di verità e di giustizia e non di odio che tutti insieme, tutti compatti, dobbiamo lottare a fianco di queste famiglie. Scusa, 30 secondi sono passati. Bene, in bocca al lupo perché questa campagna possa andare avanti, anche perché noi abbiamo combattuto per 8 anni perché quello che è successo a Paolo non accadesse più a nessuno, perché venissero introdotti i numeri identificativi. Giusto una precisazione, ma Rossana me la devi concedere, noi la battaglia l'abbiamo interrotta solo nel momento in cui Paolo ha deciso che voleva interrompere, altrimenti sarebbe continuato. No, tutto qua, basta. No. Siamo in chiusura, Fabrizio. Tantissimi messaggi, saluti alla famiglia Guerra, messaggi di solidarietà e molti che condividono ovviamente la campagna di Amnesty per nominarli. Speriamo davvero, speriamo che possa servire, firmate perché è importantissimo. Grazie a Fabrizio. Elena, grazie di cuore, grazie per essere venuta, grazie, un in bocca al lupo a te e a tutta la tua famiglia. Grazie, grazie a voi, grazie tante. Rossana, grazie, ci rivedremo perché grazie sono rimaste in sospeso un po' di cose e quindi ci sono altri molti casi di cui dovremo parlare. Volentieri, ormai, perché c'è bisogno di trasmissioni come la vostra, perché non so se avrò altre occasioni per poter dire, diciamo, ci rinviteremo noi spontaneamente la verità, perché questa è la verità e non è la verità delle famiglie, questa è la verità storica. Datemi la musica, siamo in chiusura, domani le repliche alle 13.30, alle 22.30, venerdì alle 9.30, sabato mezzanotte, la puntata la potete vedere sulla pagina Facebook 12esimo in campo e da venerdì sul canale YouTube 12esimo in campo. Per quanto riguarda i bresciani, domenica si gioca col Verona, quindi non mancate, ci si vede allo stadio. Buon proseguimento di serata, ci si rivede mercoledì prossimo, ciao a tutti!